Oggi voglio leggerti un piccolo paragrafo di questo libro di Anthony Robbins, Passi da gigante. È un libro che probabilmente avrà 30 anni. Però c'è un piccolo paragrafino, mi è finito sotto mano prima, che voglio leggere insieme a te e fare una piccola considerazione. È il capitolo 134, piccola parentesi, in questo libro sono 365 capitoli con l'idea di leggerne uno al giorno per un anno, facendo appunto Passi da gigante, questa è l'idea. Capitolo 134, NAC, condizionamento neuroassociativo. Passo da maestro numero 3. Interrompi lo schema che ti limita. Hai mai visto una mosca intrappolata in una stanza, cercando disperatamente una via d'uscita, sbatte ripetutamente contro la finestra? Hai mai notato le persone fare qualcosa di molto simile? Avranno un sacco di motivazione, ma se continuano a fare ciò che non funziona, non arriveranno mai al loro scopo. È come quando un genitore o un coniuge ci sgrida di continuo, senza successo, anzi, ottiene l'effetto opposto. Interrompi gli schemi limitanti facendo qualcosa di inatteso. Se sgridi qualcuno, smetti a metà frase, cadi in ginocchio e poi sorridi. Vai verso quella persona, abbracciala e dille quanto l'ami. Quali sono i modi giocosi che puoi trovare per interrompere una struttura limitante? Ora, ho letto questo capitolo perché c'è una cosa che mi colpisce tantissimo, come ha anche indicato Anthony Robbins, ovvero vedere le persone ripetere sempre le stesse cose, sperando di ottenere risultati diversi. Einstein disse: se fai ciò che hai sempre fatto, otterrai ciò che hai sempre ottenuto. E anche il mio amico Mirko Bosi, anzi, se ti interessa la crescita personale, vai su coltivalacrescita.com ed iscriviti perché tratta proprio di questi argomenti in maniera molto molto avanzata, a mio avviso è in assoluto il numero uno in Italia, anche se non è conosciuto alle masse perché sono 25 anni praticamente che lavoro con le multinazionali, quindi non è uno di quei guru, diciamo, conosciuti al pubblico. La cosa però su cui voglio portare l'attenzione oggi è questo comportamento nell'ambito business. E ti racconto brevemente la mia esperienza. Quando ho gestito il mio ristorante 20, 17, 18, 20 anni fa più o meno, facevo la stessa cosa. Io tutte le mattine andavo, aprivo la serranda, incrociavo le braccia e aspettavo che arrivassero i clienti, dicendo: cavolo, quest'anno c'è poca gente in vacanza, la spiaggia lavora poco, c'è il bar di fianco che è più famoso, è qui da tanti anni, è il locale che va, il locale in, e quindi da me non viene nessuno. E quindi aspettavo che le persone venissero. Ovviamente le persone non arrivavano da sole. E perché ti racconto questo? Perché facevo esattamente ciò che Anthony Robbins scrive in questo piccolo paragrafo, ovvero continuavo a fare ciò che avevo sempre fatto sperando che qualcosa cambiasse, ma non è così. E questo vale in qualunque ambito della nostra vita. Oggi però voglio parlare di business, quindi guarda la situazione tua aziendale, guarda la situazione di oggi e di qualche mese fa. Se noti grandi similitudini, quindi diciamo che la situazione non è migliorata di molto, chiediti: ma cosa stai facendo di diverso rispetto a 2, 3, 4 mesi fa, magari anche un anno fa, se la situazione è un po' stagnante da un pochino di tempo? Probabilmente la risposta è niente. Tu stai facendo esattamente le stesse cose che facevi prima e di conseguenza i risultati che otterrai saranno sempre gli stessi. Anzi, probabilmente nel mondo del business, visto come si sta evolvendo e cresce la concorrenza, il mercato è sempre più difficile, probabilmente la situazione è anche peggiorata. Per cui oggi voglio farti riflettere proprio su questo. Cosa puoi fare di diverso a partire da oggi, da domani, da settimana prossima? Inizia comunque a ragionarci, perché tutto parte dal pensiero. Quindi chiediti cosa puoi fare di diverso per ottenere risultati diversi. Hai pochi clienti? Benissimo. Chiediti come puoi fare per fare in modo di avere più clienti. I clienti che hai tornano troppo poco spesso? Cosa puoi fare per fare in modo che la frequenza di ritorno di questi clienti aumenta? Li puoi chiamare, puoi mandargli un SMS, puoi mandargli una mail con un'offerta, puoi mandargli un catalogo, non è importante il come, l'importante è che inizi a ragionare sulle soluzioni. Inizia a porti queste domande perché nel momento che te le porrai, in automatico il cervello cercherà delle risposte e più ti impunti, tra virgolette, nel senso più ti incaponisci nel voler trovare delle risposte e più la tua situazione cambierà. Per cui se sei in una situazione in cui sei fermo, ti senti bloccato, non riesci a smuoverti, chiediti proprio questo: cosa puoi fare da oggi per cercare di migliorare la situazione? O il passo ancora un pochino prima, qual è il problema che stai affrontando in questo momento? E a quel punto chiediti come puoi risolverlo. Ti assicuro che se inizi a pensarci in maniera proprio con la mente aperta, troverai tantissime soluzioni, tantissime cose che puoi fare che a cui non avevi proprio pensato, perché purtroppo siamo fatti così. Nel momento che non ci poniamo le domande, non arrivano nemmeno le risposte. Nel momento che ci facciamo la domanda giusta, avremo tantissime risposte, tantissime cose che possiamo fare o perlomeno provare. Una volta fatte, analizzeremo poi i risultati e decideremo quale effettivamente possiamo continuare a fare o quale è meglio abbandonare. Però l'importante è iniziare a farsi le domande e trovare le risposte. Piccola parentesi, se
è un problema di business, ovviamente c'è il mio corso Business Fire Up, marchettiamo alla grande, e lì trovi davvero tanti spunti e tante risposte che dovrei dare perché sarò io a fartele, quindi sarai proprio costretto. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, questo piccolo libricino, Passi da Gigante, io devo dire la verità, non l'ho letto in sequenza come suggerisce Anthony Robbins, cioè di leggere un paragrafo ogni giorno, ma avrò letto tipo 50 paragrafi di fila, poi l'ho lasciato lì a metà per anni, poi l'ho ripreso, ma veramente ti parlo di, secondo me, più di 25 anni fa. Per cui lo so, non sono più giovanissimo, questa cosa mi corrode dentro, mi fa male, però è così. Però sono giovane fuori, mettiamola così. Che cavolate. Però, a parte questo, il libro è carino, ma secondo me non si trova più in commercio. Per cui mi dispiace. Magari nei prossimi giorni leggo qualche altro capitolo che può essere interessante, che reputo perlomeno interessante da condividere con te. E se lo trovi e ti va di leggerlo, sicuramente è una lettura consigliata perché ti costringe proprio a porti queste domande di cui ti parlavo nel video. Per cui assolutamente sotto consigliato per questo aspetto. Con questo è tutto davvero, io sono Massimo Martinini e ti saluto. Ciao!